Ciao Gossip News, grazie. Bellissima, elegantissima come al solito, simpaticissima come al solito, come stai? Molto bene, grazie, grazie dei complimenti. Ci tengo molto a due cose, essere simpatica e elegante. Il resto va bene, grazie. Anche la bellezza, diciamo che è anche quella scontata. Beh, sai, questo è una fortuna, è un dono, quindi bisogna baciare per terra tutte le mattine, però bisogna coltivarla, non esteriormente, ma anche dentro. Come hai vissuto tu la tua bellezza nel corso degli anni? Guarda, sai che ti sembrerà assurdo o strano perlomeno, io non ci ho mai pensato. Mi preparo in 5 minuti, non penso a me dalla mattina alla sera e sono una persona positiva, allegra e cerco di vedere le cose in un modo bello, tenero, positivo, ma la mia bellezza vera, sarei un'ipocrita se ti dicesse ma no, chi se ne frega, non è così. Ok, dico, beh, meno male, oggi sto bene, ma non vivo con questa ossessione. La bellezza non è la prima cosa, insomma. No, no. E poi mi sono accorta di essere bella intorno ai 40 anni, anche oltre. Prima, sì, sapevo di essere carina, facevo la fotomodella, e quindi è ovvio. Però non è stato il cruccio della mia vita. Forse è per questo che poi sto bene, sono serena.